Ciao a tutti, abbiamo provato a mettere insieme digitale, apprendimento autentico e sfide e i contenuti sono un po' allineati con i temi che trattiamo qui al FEM e che vogliamo sviluppare. Perché abbiamo scelto l'apprendimento autentico? Perché forse mai come in questo momento sappiamo che l'accumulo di informazioni o di contenuti non provoca apprendimento. I nostri studenti hanno bisogno di fare altro, di esplorare, di condividere, di creare qualcosa di nuovo e quindi è questo quello che vorremmo proporvi. E i temi che abbiamo scelto sono temi appunto autentici, per esempio le grandi questioni ambientali, oppure utilizzare i dati per analizzare la realtà, o provare ad argomentare le nostre opinioni in maniera un po' più coinvolgente e consistente, o ancora utilizzare i videogiochi per imparare. Ecco, la sfida ci sembra proprio l'ambiente giusto, ma è una sfida che vorrebbe essere una sfida soprattutto cognitiva. Sappiamo dalle neuroscienze che quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai affrontato prima, il nostro cervello si attiva, deve cercare una risposta nuova. E questa sfida cognitiva è quella che vorremmo proporre nelle nostre esperienze. Che cosa vi possiamo dare come aiuto e supporto? Intanto niente video lezioni frontali, ma soprattutto una guida attraverso delle pillole video per supportare i percorsi di apprendimento, dei webinar, quindi dei momenti in cui potete confrontarvi con noi rispetto alle difficoltà che avete trovato, oppure domande che possono sorgere durante il percorso, materiali, contenuti già aggregati, ambienti di apprendimento nei quali potete portare i vostri colleghi oppure i vostri studenti. Ecco, questa è la nostra proposta. Questa è una sfida che vogliamo lanciare anche perché vorremmo lavorare molto sull'intelligenza collettiva, il fatto di produrre contenuti insieme, quindi non una semplice riproduzione di quello che impariamo, ma generare qualcosa di nuovo. Ciao a tutti, ci vediamo online.